attori di serie CTV, un saluto dal Mannucci di Pontedera, dove sta per andare in scena il big match tra Pontedera e Alessandria. Il campo per Tomasini, la sponda agli indirizzi di Pinzauti. Pinzauti sul primo palo, la bordata e poi risponde Pop in calcio d'angolo. Contatto a centrocampo di cui era stato vittima Tomasini. Intanto il pallone dentro, prova a incrociare col sinistro. Brividi per il Pontedera. Con Mannini che partecipa adesso, il traversone dalla destra, il pallone che danza pericolosamente, poi messo fuori, va la battuta Caponi e c'è il gol, il vantaggio del Pontedera, gol di Caponi, una botta incredibile. Palla che viene rimpallata, ancora all'assalto il Pontedera con Caponi che tenta nuovamente la bordata. Guardalibe, sì, è già ripreso il gioco con il pallone calciato, attenzione, ingenuità da parte del Pontedera e poi la traversa di Coralli. Con il Pontedera in attacco, la formazione di Maraia che va alla conclusione, non trattiene profondità, aggancia il pallone, numero 10 Maltese, il cross di Maltese, poi il tocco di testa. Sandra che prova a sfruttare la destra, non ci riesce, sulla sua strada c'è Calcagni, errore però di Risaliti, appannato. E col pallone dentro per De Luca, posizione regolare, il tiro e il gol, il pareggio dell'Alessandria, il pareggio dell'Alessandria con De Luca, posizione regolare dalla destra stavolta dell'Alessandria, la battuta dal corner sul secondo palo, poi il tocco, c'è il gol di Coralli, il gol di Coralli, 2-1 sul corner dalla destra, è sbucato sul secondo palo Coralli. Grigio a continuare a crederci, rianimato anche dalle sostituzioni operate da Colombo a inizio secondo tempo. Intanto incredibile, secondo giallo agli indirizzi di Vettori e espulsione per il numero 5 del Ponte. Adesso trova lo spazio ancora dentro per Santini, prova con il tiro al volo. Intanto Caponi, la rincorsa del numero 8, il capitano va a battere, poi palla che viene rimbalzata dalla barriera, il tocco con la mano da parte della barriera, c'è il calcio di rigore. Mannini e Pop, va Mannini, la battuta centrale, respinto e poi sbaglia il Pontedera, incredibile, con Serena che mette fuori a porta vuota. Rimandando tutto all'ultima giornata, ma mancano ancora 5 minuti, la rincorsa di Caponi, dentro il pallone, poi il tocco di testa e la palla che finisce sulla parte esterna della rete, incredibile, con l'illusione del gol. Ancora spazio per attaccare con Emanuele Gatto, poi Claudio Santini, ancora Gatto, il numero 8, avanza al limite dell'area, ancora Gatto, la conclusione con il riflesso di Biggeri, palla che finisce in calcio d'angolo. Potrebbe andare bene anche un pareggio, in caso di pareggio è l'Alessandria. Ed eccola la vittoria dell'Alessandria.